E lo siamo qui per i familiari delle vittime innocenti di mafia. Abbiamo voluto che questa fosse una giornata che lo Stato italiano la decretasse sua, perché noi passeremo, noi ce ne andremo, deve restare a mordere le coscienze. E oggi auguro a tutti un conflitto. Stefano Condello. Il conflitto che io auguro a tutti in un momento di fatica e di sofferenza, pensando alla guerra e anche alle altre 33 guerre che sono in atto sulla faccia del pianeta, no? Il conflitto che io auguro a tutti è il conflitto delle proprie coscienze, perché a volte abbiamo coscienze un po' addormentate e addomesticate. Ci vuole uno scatto qui dentro. Perché le mafie, nonostante tutto, sono tornate forti. La variante del Covid, la più pericolosa, è la variante criminalità. Esprimo anche io preoccupazione, perché la mafia, tutte le mafie, inseguono gli affari e quindi si muovono in modo tentacolare laddove ci sono affari, laddove arrivano investimenti, finanziamenti. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, non possiamo permettere che i soldi, gli investimenti del PNRR, ma anche tutti gli altri investimenti, vadano nel circuito dell'illegalità e ci siano infiltrazioni mafiose. Lo sappiamo benissimo che quando ci sono ingenti somme, ingenti fondi, non c'è dubbio, come hanno anche molti procuratori detto, che le mafie possono in qualche modo intervenire per intercettare questi fondi. Noi siamo lo Stato e di conseguenza ci muoveremo e ci stiamo muovendo. I giornalisti fanno un lavoro soprattutto in teatri di guerra pericoloso, difficile, ci danno le informazioni e quindi massime garanzie per la stampa in teatri di guerra e massime garanzie per la stampa sempre, come prevede la nostra Costituzione.